In questo breve video vediamo come cambiare il suono all'interno dello stage setting. Abbiamo in questo caso il suono di un pianoforte classico, con tutte le caratteristiche del caso, appunto, di questo tipo di sonorità. Volessimo utilizzare un altro tipo di suono, andiamo su questa finestrella, appunto, della zona 1 e andiamo a selezionare in questo box che mi si apre un altro tipo di suono che è diviso tra melody, ex layer e drum. Melody ovviamente sono i suoni, i pianoforti, insomma i suoni, diciamo, melodici. Gli ex layer invece saranno i synth con i suoni polifonici e invece nel drum ovviamente ci saranno i suoni di batteria. Andiamo a cercare un suono di piano elettrico e usiamo per esempio un suono R60s EP, quindi un suono tipicamente sessantino come tipo di sonorità. Il display si aggiorna. Qui abbiamo appunto cambiato il nostro suono e andiamo a vedere in che modo poterlo modificare. Per esempio, ci spostiamo sul system dove abbiamo il controllo degli effetti e andiamo a vedere appunto la mandata per quanto riguarda i ritorni del chorus, del delay e del riverbero. In questo caso il chorus, il delay e il riverbero li troviamo sugli ultimi tre slider perché sono già settati dal programma precedente. Quindi è bastato appunto alzare lo slider. Possiamo però per esempio andare a utilizzare un altro tipo di modulatore come per esempio un flanger. Allo stesso modo posso ritornare sul mio chorus iniziale e andare a mettere un po' più di riverbero. Se voglio il delay. Quindi con pochi passaggi riesco già a modificarmi interamente il mio suono. Queste caratteristiche che abbiamo visto sul 60 Electric Piano, ovviamente lo posso fare anche con qualsiasi altro suono e ovviamente anche con un suono di batteria. Teniamo presente che con le quattro zone io posso andare a sommare tutti quanti questi suoni. Vediamo, da già che mi sto divertendo molto, chiudiamo il chorus, il riverbero e il delay e andiamo a vedere come per esempio creare un effetto di chorus direttamente nello stage setting. Allora abbiamo detto che qui abbiamo un suono R60 EP. Andiamo a prendere lo stesso suono che è sempre l'R60 EP 1, andiamo a cercarcelo. Lo mettiamo sul secondo stage setting che andiamo ad abilitare in questo modo. Dopodiché potremmo livellargli il volume d'uscita, lo mettiamo al massimo in questo caso, andiamo sul pan e portiamo tutto a sinistra un suono e tutto a destra l'altro suono, così in questo modo. E ho lo stesso suono ovviamente che mi va in un canale e non l'altro, però in uno vado a diciamo spostargli l'intonazione in basso, sentiamo già un piccolo effetto, diciamo un battimento, uno lo teniamo un po' in basso e l'altro andiamo a metterlo invece uno più 6 e l'altro meno 6. Abbiamo il suono appunto con il chorus senza però l'utilizzo del multi effetto.